Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Attila Total War. Siamo nel 431 in estate, ciò vuol dire che siamo molto vicini al completamento del capitolo 3, Devastazione. Dobbiamo sopravvivere fino all'autunno dell'anno prossimo, quindi probabilmente lo faremo in questo episodio. Dunque, non abbiamo completato. Sì, siamo entrati in guerra solo con gli Unni come cosa secondaria, e non abbiamo neanche le 20 unità navali che ci vengono richieste. Praticamente completeremo una missione extra e guadagneremo 7.000 nell'autunno dell'anno prossimo. Dunque, in questo momento cosa stiamo facendo? Stiamo, diciamo, ritirando le nostre forze dal fronte in questo momento, come vedete. Perché abbiamo sconfitto Attila, abbiamo sconfitto non totalmente Attila, è ferito e fuggito dalla battaglia. E un messaggio da parte del gioco ci ha detto che nella prossima battaglia molto probabilmente morirà. E stiamo andando alla ricerca proprio del signorino con questi due eserciti che sono abbastanza danneggiati. Infatti non so se è una buona tattica quella che stiamo adottando. Comunque lo vedremo nel prossimo turno. Intanto facciamo fine turno e vediamo se succede qualcosa. Perché Attila è sparito nella nebbia di guerra, non so se il gioco praticamente lo teletrasporta di nuovo indietro oppure effettivamente lo possiamo inseguire e colpire velocemente. Non ha senso fare una battaglia, attenzione, 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 attaccano noi. Aia. Ci attaccano, noi siamo molto molto danneggiati. E qui che abbiamo? Horvald. Io direi di tentare la ritirata, non so se ce la faranno a raggiungerci. Sì, ce la faranno. Maledizione. 1488 uomini contro i nostri uomini lì. Sono 800 e 966 uomini di rinforzo. Non sono così forti, non sono così deboli. Il fatto è che il nostro esercito è davvero tanto, tanto, tanto danneggiato. Non abbiamo. Però abbiamo. Sì, abbiamo pochissime unità di cavalleria, ragazzi. Facciamo modalità automatica perché perderemo ancora più uomini. C'è troppa cavalleria nell'esercito avversario. Ok, abbiamo perso la maggior parte dei nostri uomini, anzi probabilmente tutti. Siamo riusciti a fuggire, yeee! Ci sono rimaste 3 unità, tipo. Questa spia invece viene verso sud, ok. E colpisce questo nostro esercito che sta tornando in patria. Dai. Dai. Ok, altre cose per gli Unni. L'esercito che era a nord è sparito. E adesso sta alle altre fazioni. Vediamo se succede qualcosa di interessante. Un nu. Tutte le varie fazioncine. I Lugi che sono in modalità orda. I Longobardi anche loro in modalità orda. Sono vicini a Tullifurdum. Non so cosa stiano architettando. Comunque ragazzi abbiamo un sacco di insediamenti che possiamo acquistare nella Germania e questo potrebbe essere un ottimo obiettivo economico perché noi ci vogliamo espandere sì in Spagna. Dunque è morto non so chi, però dunque sto in corruzione più 10 provincia governata, corruzione più 15 provincia governata, implacabile in attacco. Direi che decisamente il nostro Asbjorn può essere un coso. Horvard è morto in battaglia. Attività di 900 ostile. Successo importante. Ok, logoramento. Abbiamo perso degli uomini. E siamo tornati in positivo, molto in positivo, con il cibo. Questo nostro esercito stava fuggendo. E sarebbe anche il caso di. Chi sei tu? Asbjorn, signore della guerra nordica. Sarebbe anche il caso di farti tornare verso i nostri territori perché non abbiamo sicuramente bisogno di te sul fronte, ridotto in questo stato. Quindi sì, vediamo di fare così. Ok, dunque, la nostra spia la mandiamo in una scoperta. Di qua. Vediamo se vediamo il signorino. Non ci interessa. Trovare quello con la corona, ragazzi. Quello con la corona. Allora, qui abbiamo intanto un agente nemico che morirà. Morirà al 50%, oppure possiamo provare a portarlo dalla nostra parte. Andiamo 9, 13. Proviamo 13%. Ce la possiamo fare. Dai, 50% comunque di riuscirci. In caso lo fermiamo solo per un turno. Questi cosa sono? Attività degli agenti. Fallimento critico. È stato pure ferito. Che bello. Gli urli dei boschi dei quadi.
Questa fazione non so da dove sbuchi fuori, sinceramente. Dunque, questa nostra flotta è praticamente inutile in questo momento a queste parti. Questo qui lo vediamo di migliorare. Aumenteremo l'ordine pubblico. L'ordine pubblico è meno 16. Dovremo vedere di aspettare che cresca questo posto prima di farci qualcos'altro. Dunque, questo agente qua potrebbe essere il caso però di riportarlo sul fronte. Questo nostro esercito. Dunque, l'altro era qua e è stato colpito. Questo qui io lo manderei, ragazzi, li manderei tutti insieme, sì. Non stiamo a riportarlo in patria. Andiamo a vedere se individuiamo lo stronzo. Questi cosa sono? I bastardi. I bastardi ci vogliono bene. Vediamo di contattarli, signorini, signori bastardi. Non è un'offesa. Oh, eccoti qua. Che ne dici di... Abbiamo già il transito militare con i bastardi e questa è già una buona cosa. Intanto potremmo vedere di fare un'alleanza difensiva. Beh, va bene, scherzavo. Volevo vedere nei tuoi territori se riuscivo a individuare lo stronzo. Comunque è qui, Abbiamo già il transito militare, ragazzi, questa è un'ottima cosa. Quindi vediamo di entrare nei territori dei bastardi. Vediamo se lo vediamo. Dove sei? Arriviamo. Ok, questo esercito qui non è il caso di lasciarlo da solo. Però ho paura anche che venga sorpreso dagli eserciti degli Unni. Non è in grado di difendersi neanche questo. Vabbè, al caso lo perdiamo del tutto. Guardiamo il lato positivo, guadagneremo tanti soldi. No, 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 non voglio danneggiare. Vieni giù qua, così, bravo. Ok, dunque, altre cose che possiamo fare. Abbiamo 8.000 in saccoccia. Noi qua giù, se vi ricordate, gli stronzoni da queste parti ci hanno dichiarato guerra. Gli stronzoni non hanno eserciti, quindi vediamo di fare una bella conquista di questo insediamento. Tra spadatina negli occhi e giù per terra. Gli stronzoni dei separatisti romani ci hanno dichiarato guerra, quindi... Appunto, siamo entrati in battaglia con queste unità. E vediamo, vediamo, vediamo. Vittoria decisiva. Schierate. Ok, perfetto. E qui cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Occupiamo e saccheggiamo. Così ci prenderemo un po' di soldi, anche se perderemo tanto di ordine pubblico. Qui rischiamo di andare giù velocemente, ma vedremo di risolvere la situazione a breve. Comunque, cosa? Qui dobbiamo reinvestire tanti dei nostri soldi. E andiamo a vedere, ragazzi, quanto siamo grandi, quanto siamo forti. Come vedete adesso i possedimenti dei Geati arrivano da qua, da Gotiscansa fino alla Spagna. Abbiamo passato i Pirenei e abbiamo il nostro primo possedimento in Spagna. Quindi la nostra campagna in Spagna non tarda a partire, diciamo. Qui abbiamo diverse cose da dover riparare. Quanto ci costa? 792, 1176. Altrimenti ci viene detto in quanti turni si riparerà. Vediamo un pochino se riusciamo a capire. Vabbè, potremmo anche lasciarlo così effettivamente. Meno 37, andremo a meno 17 il prossimo turno. Intanto si stanno riprendendo loro e questo è l'importante. Qui non potremo reclutare praticamente nessuno. Non c'erano i nordici, ma no, siamo già a 20 unità, quindi vabbè, vediamo di resistere così per adesso. Poi in caso vedremo anche di prenderci il porto di Narbo, ragazzi, perché è molto utile chiudere qui la zona, visto che abbiamo anche la capitale della provincia. Qui stiamo migliorando questo, ok. Allora. Questo nostro esercito è sottoposto purtroppo a questi colpi da parte della gente. Questo si sta avvicinando, ma non è abbastanza vicino. Questo è un agente. L'esercito nemico è qui da qualche parte. L'unico rischio che abbiamo in questo turno, ragazzi, è quello di venire colpiti qua. Questi soldi, dove possiamo andare a investirli? Andiamo nelle nostre province, vediamo dove sono i problemi maggiori. In Gotiscansa c'è l'ordine pubblico in picchiata. Dunque, intanto possiamo sviluppare una nuova zona. L'ordine pubblico lo miglioriamo solo con questi edifici, ma l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto. Dunque, questo peggiora, questo ovviamente lo peggiora, questo lo dovrebbe migliorare di 3. Aumenterà il consumo di cibo e lo squallore, ma miglioriamo il centro cittadino della nostra capitale. Altre cose, Narbonensis, lo sappiamo che le cose vanno male qui, ma vedremo di
tenerle buone, magari cercando di conquistare Narbo velocemente e riconsolidando tutti i nostri possedimenti. Non riusciamo, fino a che non ci siamo ben stabilizzati, a definire il possesso totale delle province. Anche se, per esempio, qui in Germania non ci sono proprio. Come dite, questa è spezzettata, questa è spezzettata, questa è spezzettata, spezzettata. Germano Sarmazia, invece, Sarmatia, invece, la possiamo prendere tranquillamente. Però io direi prima di tutto di occuparci degli Unni, almeno di Attila, poi vediamo per il resto. Dunque, facciamo fine turno, facciamo un bel salvataggio rapido. E facciamolo fine turnolo. Vediamo un pochino se succede qualcosa di interesting. Allora, abbiamo perso la nostra visuale sulla zona di Venezia. Aquileia. Aquileia non penso sia Venezia. Oh, qui. Attenzione, c'è un re, c'è un altro esercito. Porca troia. Porca di quella troia, 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 ragazzi, è uscito fuori, lui è solo, lui è veramente solo, eccolo qui. Però c'ha due eserciti di rinforzo. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, abbiamo sottovalutato il nostro nemico. Ritirata. Vediamo cosa fanno, al massimo ci spaccano un solo esercito, ok? Forse non ci attaccano. Non ci attaccano, ragazzi, dovremmo sperare tanto. Intanto però a nord sono sbucati fuori nuovi eserciti di Attila. Ok, ragazzi, purtroppo il computer quando usa Attila, quando usa gli Unni, è, diciamo che è OP, nel senso c'ha un sacco di bonus esagerati anche rispetto a un giocatore che usa Attila, perché effettivamente deve rendere l'idea di quello che è stato Attila nella storia, ovvero è stato chiamato il flagello di Dio per un motivo, ovvero praticamente i romani pensavano che davvero fosse una punizione sacra Attila. Dunque, buon auspicio, ordine pubblico più 2, buono. Dunque, siamo tornati a meno 61 di cibo, molto ballerino il nostro cibo. E qui abbiamo questo stronzo con 12 cavalli e un'altra unità che ci rovina tutti i piani. Dunque, questo esercito come è messo? Non male, però neanche bene. Io direi di vedere intanto dove riusciamo ad arrivare ritirandoci con il nostro esercito che cammina di meno. Wei, cosa vorresti dire te che non puoi fuggire? Porca troia, ragazzi, siamo nella merda. Attila, muori. Dai, ti prego, fai che posso ucciderlo anche con la gente. C'è un altro esercito, merda. Successo, che vuol dire successo? Ho ammazzato Attila? Non nel senso vero, ok. Vabbè, intanto abbiamo completato anche una ricerca, quindi abbiamo queste. Con 10.000 ci facciamo questo, direi che è il caso di farlo. Questo non può fuggire. È dentro alla zona di influenza degli altri, quindi sei Gurbrand, non ti vogliamo abbandonare qui, però però vedi, sono 4. Come dovremmo fare? Dunque, ragazzi, qui facciamo un salvataggio rapido. E a questo punto diamo il tutto per tutto. Ovvero, portiamo questo esercito qua, questo esercito in modalità normale lo portiamo qui, e poi vediamo di fortificare lui, non penso di poterlo fortificare, esatto, quindi abbiamo questi eserciti più. Li teniamo più forti che possiamo. Dunque, cosa possiamo reclutare? Sarebbe il caso lancieri della steppa. Mercenari non sono male come unità. Facciamo lancieri e razziatori della steppa per questo esercito. Le braci. Prescelti Tyrim, una sola unità. Possiamo vedere però di unire le nostre unità. 24, 25, 25. Dunque, 25, 25, 50. Quante
praticamente pieno. Vabbè, uniamo i cani da guerra. Vediamo appunto, ragazzi, di rinforzare in Ok, questa maniera il nostro esercito per cercare i cani da guerra con 20 cani da guerra. Che salute è? Media con 30 piena. Ok, dunque, questi uomini qui li uniamo con questi uomini qui li uniamo con questi uomini qui non li possiamo unire con nessuno. Vediamo magari di... Dunque, ready for voi cosa battle. avete di tanto? Warriors Lui all. non ha... Loro non hanno tanti lancieri, però hanno uno di quelli, quindi io direi di rimettere loro in modalità normale. We No, cannot loro non do that. possono muoversi, You may quindi as well loro get in settled modalità in, lads. normale. Scambiamoci con questo Move out. esercito. Ok, guardiamo cosa possiamo fare. Loro sono abbastanza danneggiati, quindi li portiamo di sopra. La cavalleria, questa la portiamo di sopra. I cani da guerra li portiamo di sopra. Questi picchieri vanno bene così. Questi uomini con ascia si uniranno a quelli. Ok, quindi facciamo Get così. moving. Ok, adesso voi, scusate, siete in grado di Thirsty for unire delle battle. unità come queste due e come queste due. Ok, abbiamo rinforzato in questa maniera il nostro esercito, siamo a 14 unità, Warriors questi qui sono all. a 13, vediamo di rimetterli in modalità Get fortifica. the Con stakes up. questo esercito invece abbiamo da rinforzare un sacco di uomini. Questi si uniscono a questi, ragazzi, un tentativo non disperato di più. 71 e 60 dovrebbe andare unità piena, esatto, 11. Bravo Nicolas. Vabbè, penso forse di aver unito anche troppe unità adesso, perché queste 19 unità, dunque, dove Ready sono le for unità di cavalleria orders. danneggiate? Ready for 50, battle. 41, 49, Warriors all. caso di venire da voi. Get on our way. Facciamo così. Get moving. Ok, in questa maniera dentro a Ready for questo battle. esercito possiamo unire queste due unità fra loro, portare a 60. Questi 8 rimangono 8. Ok, dobbiamo reclutare molte, molte unità mercenarie. Recluteremo il possibile praticamente. Direi fare ta ta ta. Intanto non abbiamo altro, quindi basta così. Questi non penso che Warriors cambierebbe assolutamente niente, esatto. Quindi abbiamo questo, abbiamo un esercito da 13, un all. Ready for esercito da battle. 18 e un esercito da 15. Ready for orders. Loro hanno 3 eserciti da 20. Quindi siamo comunque in inferiorità. Però diamo il tutto per tutto. Ragazzi, facciamo questo salvataggio e vediamo cosa succede. Siamo tornati quindi a meno 61 di cibo e cercheremo di respingere Attila. È una cosa... Warriors all. Vabbè, lasciamo perdere. Voi rientrate intanto verso i nostri territori. Questi altri qui sono liberi di muoversi verso i nostri territori. Ce la fanno a raggiungerli. Entra in modalità movimento rapido. Verso Lugdunensis. Ok, qui ragazzi, addirittura questo esercito... Facciamo un salvataggio rapido anche in questa situazione, in caso ricarico. Potrebbe essere in grado di colpire anche la città. No, no, non ce la fa a colpire la città, mi sa. Forse sì. Riesco a vedere il limite del suo movimento. Sì, ce la fa. Quindi avviciniamoci alla città per vedere com'è la situazione. L'ultima città dei separatisti romani. Libera, addosso. Ok, quindi risoluzione automatica. Buttiamo giù anche questa città dei separatisti romani in Spagna. Conquista rapida, ragazzi. Non era quello che mi sarei immaginato, a dire la verità. E vediamo di occupare e saccheggiare l'insediamento. Fazione distrutta ai separatisti romani. Ok, abbiamo un nuovo grado per lui. Ne abbiamo 4.000 in saccoccia. Nuovo grado per il generale. Quindi gli diamo. Vediamo zelo, attacco aumentato e astuzia o cibo più 5 per via della forza. Facciamo così. Ok, ragazzi, quindi andiamo a vedere qui quanto si è ricostruito tutto. Un cazzo, vediamo di reinvestire i nostri averi nella costruzione, anche se poi
Dovremo convertirle, però siamo meno 92 di cibo. Vabbè, purtroppo dobbiamo gestire questa cosa. Comunque siamo arrivati in Spagna, abbiamo buona costa, una buona parte costa della Spagna. Potremmo anche prenderci la città di Brigantium, visto che c'è una sola, c'è una sola città, e la Hispania dovrebbe essere la fazione, vero? La fazione della Hispania è praticamente in fondo, è un insediamento. Quindi sì, potremmo vedere di prendercela immediatamente e quindi in questa maniera consolidare il nostro, anzi, unificare praticamente il nostro dominio nell'Oceano Gallico, a parte la città di Burdigala che purtroppo non ci appartiene, e i signori Marcomanni ci hanno interrotto questo possedimento marittimo che noi volevamo mantenere. Comunque la costa che va appunto al Mar Baltico fino alla zona nord del la Spagna, perché lì è ancora Spagna, il Portogallo parte da qua sotto, sarà di nostra proprietà. Ok, qui ragazzi purtroppo dobbiamo incrociare le dita. Dobbiamo incrociare le dita e sperare che non ci attacchino, anche se la vedo molto difficile che non ci attacchino. Penso che proprio sarà la prima cosa che faranno. Quindi 3, 2, 1, fine turno. E vediamo un po' cosa succede. Allora, il nostro agente si sposta. Per Sassanide. Abbiamo levato Attila, ragazzi, e attenzione, eccoli qui, si rinforzano e attacca proprio Attila. No, attacca l'esercito dove c'era Attila. Siamo in inferiorità, lo sapevamo, e stanno attaccando un esercito fortificato, quindi ragazzi facciamo il salvataggio rapido e combattiamo questa battaglia sul campo. Ci proviamo, un po' di disfatta in questi ultimi turni, però abbiamo voluto inseguire Attila, forse abbiamo avuto troppa fretta e questo ci ha portato a trovarci in questa situazione di svantaggio numerico. Siamo, come vedete, in un accampamento circolare, proprio di cattiveria. E abbiamo un esercito di merda, prescelti di Tyrim. Praticamente solo lancieri, 4 unità di scarmagliatori, 1 unità di cavalleria. Tutto il resto verrà da fuori, anche i nemici arriveranno da fuori. Però dovrebbero arrivare dal lato opposto dal quale arrivano i nostri rinforzi. Anzi, no, i nostri rinforzi arriveranno da due fianchi, i nemici arriveranno da più o meno tutti lo stesso lato. Ok, cavalieri rapidi, servi del cane, cavalieri brutali. Questo era l'esercito di Attila, ragazzi. Io penso che comunque appunto Attila come comandante abbia delle abilità esageratamente buone, quindi penso di aver fatto bene a ucciderlo in ogni caso. Schierabili rimanenti, che vuol dire schierabili? Questi qui. Ok, palizzati, pietre appuntite. Da dove arriveranno i nemici? Dunque, allora, guardando la mappa, teoricamente questo qua, questo di qua, quindi da lì arriveranno i nostri rinforzi e i nemici dovrebbero arrivare da là, da quella direzione, penso. Quindi vediamo di schierare come si schierano. Ah, così questi paletti, ok. Vediamo di schierare queste cose qui. Uno, due. Le pietre come funzionano? Impediscono all'unità di progredire, che rendono facile bersaglio per le unità da tiro. Ok, vediamo di schierare queste pietre qui così. Magari, no, però così non mi piace perché rischiamo di farcele passare dall'interno. Qui rischiano sì di concentrarsi tutte su un lato, però intanto io direi di fare così, poi se abbiamo sbagliato lato è pace a questo punto. Ok, abbiamo fatto questa cosa, quindi ragazzi io direi di tornare al nostro esercito e iniziare a fare i soliti gruppi, gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4 e il nostro generale gruppo 5. Ok, quindi vediamo di schierarci nel centro. Qui dovremmo, ragazzi, farcela con calma, questa battaglia, non farci prendere dalla furia, velocizzare, niente di che. Dovremmo farcela con calma, un pezzo alla volta. Decidere, mettere in pausa, cambiare strategia, cercare di non farci fregare da Attila, perché anche se ci fosse la possibilità di sì perdere, ma portare via tutto quello che abbiamo di fronte, beh,
Sì, è da fare. Il nostro generale lo mettiamo qui. Ok. I nostri rinforzi arriveranno quindi da quella parte, diciamo, entreranno da qua dietro. Speriamo che non vengano interrotti dal nemico. Iniziamo la battaglia. Nella nebbia si combatte, nella nebbia. Vediamo se i nostri rinforzi si fanno vedere. Oh, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Il tempo in pausa. Rinforzi nemici si stanno avvicinando. Sono qua e sono delle unità di cavalleria con lancia. Ok, quindi io direi di schierarci con una delle nostre unità qui velocemente se possibile, un'altra delle nostre unità qui. Ok, i nostri schermagliatori li dividiamo in due gruppi, amici. Ma cosa? No, volevo due gruppi, ho detto così. Ok, quindi qui e l'altro qui. Ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo, ma vi giuro che è una bella fatica fare una battaglia del genere. Anche perché ora ci stiamo schierando qui, ma i rinforzi nemici potrebbero arrivare da dietro e fregarci del tutto. Con questi due uomini invece ci mettiamo qui pronti a supportare l'uno o l'altro. Il nostro generale si piazza qui, anzi qui no, perché rischia di prendere i colpi del nemico. Ok, i nostri rinforzi stanno arrivando da quella parte là. Eccoli là, eccoli là, e gli altri là, ok. Quindi io direi di cercare di sfruttare la nebbia e mandare questi uomini velocemente nella foresta. Anzi, però così ci allontaniamo. Non lo so, perché ragazzi, se la cavalleria è arrivata da qui vuol dire che l'esercito nemico è qui. E siamo molto vicini quindi con questi uomini. Io direi sì, è il caso di andare immediatamente qua nella foresta. E poi ci sposteremo tutti insieme verso la città e cercheremo magari di resistere il più possibile. Ok, quindi via, abbiamo dato ordine ai nostri uomini. Stanno muovendo tutti? Voi no? Voi chi siete? A voi sì, non vi avevo detto niente, quindi muovetevi anche voi. La cavalleria, stattene qui, pronta eventualmente a uscire fuori tu. Ok. E vediamo, ragazzi, questa unità di lancieri a cavallo. Ma sono schermagliatori, mi sa. Schermagliatori a cavallo, sì, vengono in ricognizione per vedere dove siamo. Ok, queste unità qui tutte nella foresta, per favore. Questo sarà il gruppo 6, l'esercito number one. Teoricamente, ragazzi, in questa battaglia qui dovremmo essere comunque in parità numerica, tipo. Perché c'è il numero massimo di unità schierabili che ci permette di entrare e essere comunque in parità numerica. Ok, questi uomini qui gli abbiamo detto di spostarsi. Sono arrivati tutti, vero? No. Per favore, venite qua. Ok, no, qua. No, amici, amici. Con calma, linea singola qua. Ok. Quest'altro esercito sarà il gruppo 7. E lo mettiamo qua. Quindi il gruppo 6 qua. Ok, via. Questo è quello che vediamo. E sentiamo il movimento dei nostri uomini. Allora, teniamo sempre d'occhio la mappa strategica, ragazzi. Quindi gruppo 7. Vediamo cosa ci fa fare se riusciamo a mandarvi tutti qua intanto. Inferiorità numerica enorme. Dobbiamo correre, sì, ragazzi. Gruppo 7. Le unità a cavallo non corrono, per quale motivazione? Perché gli ho dato il movimento tutti insieme, probabilmente. Attenzione, attenzione. Il nemico si avvicina, come ci viene detto dal gioco. Ma non dal lato che ci aspettavamo, dal lato che avevamo previsto all'inizio, ok? Quindi, lancieri. Allora, facciamo una cosa, ragazzi, lancieri 2 qui. Lancieri 3 qui, dietro a questi muri. Le altre due unità qui le lasciamo qui per adesso. I nostri picchieri, questi li mettiamo qui. I nostri schermagliatori
prendiamo un'unità e la mettiamo qui e l'altra unità dall'altro lato e la mettiamo qui. Ok, poi abbiamo bisogno, anzi, i nostri picchieri, questi qui li mettiamo qui, ragazzi. Questi lancieri penso che non serviranno a molto, però cerchiamo di magari utilizzarli se ce n'è bisogno. Il nostro generale va bene lì e quindi dovremmo aver smosso ogni cosa. Con questi picchieri ci mettiamo qui e con gli altri picchieri ci mettiamo di qua perché dobbiamo difendere tutti i lati. Ok, vai, vediamo cosa stanno facendo, se stanno già caricando. No, sì, stanno caricando, ok. Quindi dovremo vedere di resistere il più possibile. E che cosa ci sta da queste parti? Ci sta un bel generale. Un generale a cavallo. Il nostro gruppo 6 sta marciando. Andiamo di mettere tipo qui. Ok, e poi tutti dentro. Ok, qui stiamo andando velocemente, quindi cerchiamo di velocizzare, guardiamo dove si stanno schierando per attaccarci. Dai, ragazzi. Ok, stanno venendo di qua. Questi cosa sono? Lancieri Thrall. Ok, cioè dovremmo fare a intervenire in tempo. Fermi tutti, tempo in pausa. Qua sotto non mi pare che ci siano troppi pericoli. Quindi io direi lanciare i nordici, di mandarli a supportare questi lanciari Thrall velocemente se possibile. Poi questi lanciari Thrall, questi vanno bene qui, questi cosa sono? Lanciari nordici. Li lasciamo per adesso qui, vediamo come si schiera il nemico con il nostro generale. Questi lanciari Thrall li lasciamo qua. Con questi schermagliatori veniamo da questa parte. Qui avremo bisogno di magari. Questi cosa sono? Lanciare i Thrall. Venite qua perché questi stanno già allargando molto. Vedremo, vedremo, ragazzi, se ce la facciamo. Comunque, intanto la nostra cavalleria è già molto vicina. Questa potrebbe riuscire a disturbare alquanto il nemico. Qui cosa abbiamo? Altre unità di cavalleria? Non ce le abbiamo. Questi sono già in viaggio. Qui a unità di cavalleria ne abbiamo. Banane, lamponi. Ok, niente unità di cavalleria, ragazzi. Quindi sarà una resistenza assurda nel centro cittadino. Ok, avanti, tempo, velocità ridotta perché voglio vedere anche cosa riusciamo a ottenere. Dunque, questi sono arrivati e stanno cercando di colpirci. Questi qui. Ok, ragazzi, mi raccomando, fate fuoco lì, Voi per favore fate muro di lance. E voi fate muro di lance. Questi ce la faranno arrivare. Merda. La cavalleria, ragazzi, mettiamola qui per cercare di interrompere eventuali cariche. Questi qui dove stanno andando lì dietro, ma io direi più pericoloso da questa parte. Quindi venite a darci una mano subito qui. Ok, questo generale qui sta avanzando. Vediamo di riuscire a colpirlo. Questi uomini qui non arrivano a gittata dei nostri colpi. Questi stanno chiaramente venendo qui a colpire. Questi stanno andando lì. Questi sono lancieri nordici. Ok. La nostra cavalleria è già praticamente dentro. Quindi con i lancieri della steppa mercenari veniamo a colpire i lancieri da prima ondata. Che probabilmente sono proprio un'unità da ricognizione, ragazzi. Quindi vediamo di mandare subito via. So che è noioso vedere un combattimento in rallenti, però sto cercando di non sbagliare e non è facile in questa situazione. Per favore, ragazzi, muovetevi. Con questi due, riusciamo a schierarci in maniera da poter colpire quegli uomini. Vediamo se. Ok, questi uomini qui sono usciti dagli alberi, sono ancora nascosti. Questi qui stanno terminando il loro movimento orizzontale per ripartire verso nord. Speriamo di riuscire a respingere gli uomini del nemico. Ok, ragazzi, questi qui. Bene, siamo sotto il fuoco amico. Ma dovremmo essere in grado, in grande svantaggio, ok, di far sfuggire quelli.
I nostri lancieri sono praticamente arrivati. Ok, ottimo. Quindi io direi di mettermi in modalità muro di lance. Perfetto, ragazzi. Difendetevi dalla cavalleria. Ok. E questi sono schermagliatori a cavallo. Ok, la forza di Attila, ragazzi, sta arrivando. Qui dove sono quelli sono lì. Qua ci stanno arrivando delle altre unità, a quanto pare. Sono unità di fanteria. Nel frattempo noi siamo in grado tranquillamente di raggiungere il nostro accampamento. Qui abbiamo un'altra unità, la seconda unità di cavalleria che andremo a schierare con la prima nel centro cittadino, pronta a intervenire in caso di bisogno contro qualsiasi unità. Qui avremo bisogno di una seconda unità da fuoco, che questi come vedete non si avvicinano abbastanza, anche quelli lì probabilmente non si avvicineranno abbastanza, ma finché fanno così, ragazzi, ci va bene, perché le nostre torri hanno colpi infiniti mentre i nostri arcieri no. Ok, quella è in fuga, quindi vediamo di riprenderci la nostra cavalleria e di schierarla dentro all'accampamento per non sprecare troppo le sue abilità. Con questa unità, ok, questa qui è sui mercenari, guardiamo come sono fatti. Sono tutti pizzetto del codino. Ok, e stanno arrivando quelli che picchiano, ragazzi. Ok, quindi velocemente per favore dentro l'accampamento. Voi state correndo tutti, vero? So che vi faccio faticare come degli animali, ma è il caso che succeda questo. Quindi ok, queste torri stanno colpendo il nemico. Queste, ok, io direi che possiamo velocizzare il tempo. Vediamo se ci sono cariche in corso. Questi camminano, stanno sotto il nostro fuoco, non ci va bene. Noi non, praticamente finché non arrivano gli onagri siamo tranquilli. Le ultime parole famose, ovviamente. Ok, adesso, ragazzi, è pericoloso perché questi uomini possono essere colpiti. Quindi io direi di schierare come zona laterale queste unità qui. Sì. Dunque, perché qui potrebbero venire a caricarci velocemente di fianco prima che noi riusciamo. Attenzione, ci stanno circondando. Ok, però questi non sembrano voler attaccare, probabilmente vogliono fare un unico attacco contro tutto l'insediamento. Ok, stiamo arrivando però, ragazzi, eh. Stiamo arrivando e ciò è buono, quindi dentro per favore. Dentro l'insediamento, dai. Ok, l'altro invece si sono fermati. Per quale motivo vi siete fermati? No, dovete entrare velocemente. Ok, voi venite qua e poi venite qua. Sì, vabbè, avete capito. Ok, ragazzi, questi stanno caricando. Sono unità di cavalleria con lancia. Merda, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Stanno caricando le nostre unità qui. Ci va bene. Ma sono in formazione, vero loro? Oh merda, culo di lancia. Spero che riescano a accusare. Qui ci sono anche i sassi e dovrebbero rallentare la loro carica, e cioè buono. E qui stanno arrivando in forze gli unni. Maledetti unni. Questo esercito sarà molto in pericolo. Perché non riuscirà a entrare senza essere danneggiato, probabilmente, però dovremo farlo per forza perché altrimenti arriverà troppo tardi a rinforzarci. Già siamo in inferiorità numerica. Questi stanno correndo tutti, bravi ragazzi. Ok, sono unità con lancia. Ah, cosa state facendo? Perché si stanno rischierando? Ok, però ce la fate a resistere, dai. Va bene, mi stanno arrivando questi schermagliatori qui, ragazzi. Questi lancieri nordici qui. Lancieri tral per adesso li lasciamo qui, vediamo se ci vogliono cerchiare. Non penso, di la verità. Metterli qua, va. Ok. Ok, qui stiamo entrando, ragazzi, quindi rinforzi per noi. Vediamo di mettere subito qualche uomo qui a rinforzare questi. Questi sono in rotta, cioè abbiamo andati via. Buoni, buoni, non rompete le linee, non rompete le linee. Ok, questi stanno arretrando. Quali ho mandato lì? Non ne ho idea, sono troppe unità tutte insieme. Questi combattenti in corpo a corpo potremmo vedere di mandarli. Mamma mia, quanta gente. Aiuto! Quanti schermagliatori. Ok,
Schermagliatori a cavallo sono molto, mi sa che disturbano molto, ok. Voi siete in formazione, vero? Bravi. Voi siete in formazione? Sì. Però come mai quelli riescono tranquillamente a passare fra i vostri cosi? Vabbè, non importa. Ok, questi sono praticamente arrivati, questi sono tutti dentro. Adesso vedremo di mandare voi, cosa vi ho detto? Non lo so. Voi cosa vi ho detto? Lì nel mezzo, ok, invece venite a supportare loro. Colpite loro, vai ragazzi. Ok. Qui tante unità di fanteria, qui tante unità di cavalleria. Attenzione, stanno allargando. Probabilmente vengono a coprirci qui dove siamo sforniti. Probabilmente sì, quindi la cavalleria, abbiamo bisogno di voi per coprire questo fianco. Abbiamo anche una cavalleria con lancia che potrebbe essere molto utile. No, non potrebbe essere utile per un cazzo, perché lì c'è, sono cavalleria con lancia e merda, e merda, stanno caricando, ok. Quindi dovremo vedere di portare immediatamente le nostre unità da tiro più forti da questa parte. Quindi mettiamo un attimino in pausa e ricontrolliamo il nostro esercito. Ok. Intanto questi uomini qui si stanno avvicinando. Non sono così forti, ma si stanno avvicinando. Allora, cosa abbiamo dentro in questo momento? Abbiamo tanti schermagliatori, unità di lancieri. Questa sta andando qui nel mezzo, mentre sicuramente deve venire qui. Sacrificheremo un'unità di cavalleria. Sono insicuro, perché sono unità forti queste. Allora, qual è danneggiata? Quella con lancia. Però è tardi per farla intervenire, probabilmente. Non è vero, non è mai troppo tardi, perché la bloccheremo. Ok, poi i lancieri lì ci pensiamo dopo. Allora, questi arcieri dobbiamo utilizzarli assolutamente per ridurre il morale nemico. Quindi arcieri 1, arcieri 2. Abbiamo bisogno di tante unità in corpo a corpo per difendere qua. Quindi useremo proprio le unità in corpo a corpo, oltre a quelle con lancia. Arcieri 2 dovrebbero essere... Questi gli ho già dato l'ordine. Questi gli ho già dato l'ordine. Questi non gli ho dato nessun ordine, quindi venite qui nel mezzo. E mi raccomando, tutti e tre, questo me lo sono dimenticato, frecce infuocate. Non vedo altri arcieri. Ok. Questi ragazzi, i gruppi, è come non averli praticamente in questa battaglia. Cioè, basta vedere effettivamente, tipo, loro sono nel gruppo 6, no, non ci interessa il gruppo 7 a noi. Ok, voi state venendo a supportare questi, bravi. Poi cosa abbiamo? Voi che state venendo a supportare questi. Voi che non state facendo una cippa. Venite a supportare loro. Ok. Il nostro generale combattente con spada lo mandiamo qui in mezzo. Ora poi vediamo di usare le loro abilità. Loro abbiamo già schierati. Loro due immediatamente qui. Loro due immediatamente qui. E questa unità dei razziatori è quella che è arrivata prima, ok, quindi i frombolieri li mettiamo qui, ok. Dovremmo aver schierato l'esercito gruppo 7, diciamo, quindi vediamo di riavviare il tempo. Non metto ancora scorrimento normale, ragazzi, perché dobbiamo fare. Quindi qui facciamo alza la bandiera su di loro per aumentare la loro difesa. Ok, queste unità di cavalleria si stanno ritirando, mentre queste unità stanno cercando di intervenire. Dove sono andate? Merda, stanno cercando di aggirarci, ragazzi. Dunque, queste unità qui hanno bisogno di supporto. Schermagliatori Thrall, vedete di colpire loro? Queste unità qui velocemente, dai ragazzi. Dunque, ce la facciamo a intervenire? Ok, bravi ragazzi, buttateli giù, buttateli giù, buttateli giù, perfetto, perfetto. Che ansia, che cazzo di ansia questa battaglia. Ok, loro sono in rotta, è buona come cosa. Voi siete arrivati, mettete in modalità muro di scudi e mettete... Fermi tutti, no, ok. Mettetevi più avanti, semplicemente. Qui siamo sotto il fuoco di tantissimi nemici, ragazzi, ma i nostri arcieri adesso arrivano a supportarci. Aia,
Cazzo, quanti sono qui tutti ammucchiati. Ho capito, però dobbiamo difenderci il più possibile da questa parte. Ok, qui hanno raggruppato le loro unità. Le nostre unità con lancia, per favore. Ok, questi si stanno riunendo. Voi, fuori. Perfetto. Sì, la vittoria. Questo è furbo. Allora, qui cosa succede? Succede che, porca troia, quanto mi fa di cavalleria. Ok, questi uomini qui cosa stanno facendo? Si stanno avvicinando. Ho capito. Chi è in rotta? Da dove sono in rotta? Qua. Ok, questi ragazzi, merda, qui abbiamo bisogno di supporto in corpo a corpo. Voi, velocemente, qui, per favore. Lasciate perdere quelli. Quelli lì ci pensiamo noi con questa unità qui, quindi... Io direi questi qui con spada li facciamo allargare qui e poi li facciamo colpire loro. Mentre questi con lancia veniamo a colpire questi per mandarli subito in rotta, così possiamo aiutare gli altri. Il nostro secondo generale, no, questo è il primo generale. Dov'è il nostro secondo generale? Dannazione. Si sono in rotta, aiuto, hanno rotto qui, hanno rotto qui, hanno rotto qui, hanno rotto qui. Fermi tutti, pausa. Uff, allora. Hanno rotto qui. Addosso. Andiamo addosso questi. Sono lancieri. Hanno rotto anche qui, ragazzi. Qui stanno entrando. Quindi questi uomini qui addosso qua. Questi uomini qui a cavallo. Addosso qua. Cosa? No. Voi no. Voi... Dovete resistere, cazzo. Muovetevi, ragazzi. Anche se siete poche unità, potreste voler dire tantissimo, tantissimo. Questi nostri schermagliatori hanno tutto attivato, ok. Questi sono lanciatori, però sono nell'altro gruppo. I nostri arcieri, l'importante è che non... Ecco, appunto, entrino corpo a corpo, che bello. Questi come li interrompiamo al volo? Abbiamo già dato ordine ai nostri generali. Dunque, uno di questi... Questo dov'è? Ah, è quello. Ok. Grido di guerra. Vediamo di ridurre il morale da queste parti. Ok. Per riuscire a farli resistere meglio. Questi schermagliatori, ragazzi. Vediamo di portarli qui. In caso dobbiamo sacrificare gli schermagliatori, se proprio dobbiamo sacrificare qualcuno. Entriamo in modalità corpo a corpo, ragazzi. E vediamo di sacrificare appunto una di queste unità. Ritorniamo in tempo lento. Questi qui, non so se è il caso di spostarli, perché ci potrebbero fregare velocemente con la cavalleria. Ok, questi si stanno ritirando. Stanno usando una tattica di carica e fuga, come effettivamente aveva fatto con la cavalleria. Qui stiamo caricando questi uomini, mentre questa cavalleria qui si sta allargando per colpire velocemente questi uomini. Quindi vediamo di fare avanzamento rapido per colpire quegli uomini là. Guardiamoci questa cosa in diretta. Ok, praticamente abbiamo fatto un cazzo. Ok, stiamo combattendo, ragazzi, per fortuna, almeno quello nel nostro elemento naturale. Qui sono in rotta, merda. Qui sono in rotta, qui sono in rotta. Dove sto andando? Lo so, il nostro generale purtroppo è entrato in corpo a corpo perché doveva. Ma qui, ragazzi, dobbiamo stare in corpo a corpo. Cazzo, quanti sono. Ma proprio qui lo devo mandare il generale, se non sono così furbo. Vediamo di colpire con queste frecce da queste parti il nostro uomo qui addosso. Qui cosa possiamo fare eventualmente, ragazzi? Potremmo vedere di schiacciarli da dietro. Prendiamo i nostri uomini con ascia che rischiano di morire, però. Sì, i nostri... che ansia! Uomini con ascia, addosso qua velocemente. Uomini con ascia 2, addosso qua velocemente. Frombolieri, aiuto. Cosa sta succedendo? Perché c'è andata via un'unità. Via, dietro, voi arretrate. Questi faranno cambio con loro. Questi stanno avanzando. La cavalleria è arrivata qui. Questi stanno cercando di entrare. Questi sono entrati. Ok, qui stiamo avanzando per bloccare questi uomini. Questi qui sono praticamente in rotta. Questi sono praticamente in rotta, ottimo. Questi schermagliatori tralla, ragazzi, dobbiamo rinforzare da questa parte. Anzi, mandiamoli proprio direttamente addosso al nemico. Con questi schermagliatori qui li vediamo di colpire. Con questa cavalleria vediamo di colpire la loro cavalleria. No, ci inseguono, sono più veloci di noi. Vediamo di colpire lui. Cavalleria media corpo a corpo, noi siamo cavalleria leggera corpo a corpo. Non è proprio il massimo, ma vedremo di interrompere almeno questo attacco. Ok, frombolieri, ragazzi, frombolieri addosso a loro, per favore, che avete tanta gittata. Voi colpite loro, voi colpite... fate, oh, colpite loro, ma va bene anche in corpo a corpo, così li fermate. Voi cercate di colpire gli arcieri. Ok, qui come sta andando?
non lo so. Questi uomini qui con ascia stanno uscendo. Voi siete altri uomini con ascia, anzi, addirittura mercenari, quindi addosso, per favore. Cacciatori vichinghi, addosso, per favore. Arcieri. Nostri uomini stanno scappando dal campo di Ok, battaglia. abbiamo un'abilità del generale Affrontano pronta? un No. orgoglioso. Questa abbiamo l'abilità eventualmente pronta. Dai, usa l'abilità su questi che cerchiamo di ridurli in morale, anche se proprio non siamo assolutamente in grado di farlo. No, usa l'abilità. Ma perché non me lo fai fare? Dov'è il nostro generale numero 2? Ah, è proprio lì in battaglia, ok. Quindi stanno arrivando degli uomini. Questi lancieri qui verranno velocemente. Dove sono tanti così a cavallo? Ok, veniamo qua. Con questi dovremo farcela buttare giù loro. Perfetto. Questi sono in rotta, questi stanno vincendo. Questi hanno vinto. Questi. Pericolo alto, però ci dice. Vediamo di colpire qui. Cosa fate voi fuori? Qui abbiamo un buco. Questo? Da quando in qua ho detto di lasciare i buchi vuoti. Questi abbiamo. Andate in rotta loro. Oddio ragazzi, che ansia. Ok, con questi vediamo di schiacciare velocemente da dietro questi uomini. Dobbiamo ragazzi vedere se riusciamo a colpire con forza questi. Siamo messi bene. Siamo messi veramente bene. Questi lancieri tralla, per favore, che vengano a sostituire quelli che erano qui. Questi uomini con spada attacchino sul retro questi. Con questi trombolieri vediamo di schierarci da queste parti. Si stanno ritirando bene, questa cavalleria qua sta venendo a colpire questa, con questa cavalleria, con questi lancieri andiamo a colpire loro. Qui come stiamo andando? Unità in svantaggio, pericolo alto. Unità in leggero svantaggio, no, ma dobbiamo buttare giù prima loro. Ok, sono arrivati ragazzi, questi cosa sono? Sono uno, un arciere che con le frecce infuocate verrà a colpire le unità del nemico. Possibilmente da questa parte, perché abbiamo bisogno di buttare giù il morale del nemico. Ok, qui stanno arrivando. Voi cosa state facendo? Perché state facendo questo giro? Non importa, attaccate qui. Voi ragazzi, addosso. I Sacrifichiamo nostri il tutto per uomini hanno tutto. gettato le Sì, armi. ho Il nemico capito. ha ucciso il nostro generale. No, I non nostri questo. stanno perdendo la speranza. Calma. Tiriamo su gli Siamo in stendardi. inferiorità numerica. Ecco ragazzi, adesso iniziano ad abbandonare tutti, purtroppo. Questi sono entrati qua dentro. Li stanno conquistando. Aiuto, sono entrati, addosso. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a schiacciarli. Addosso con questi voi smettete di entrare in modalità corpo a corpo e vedete di bloccare questi uomini, mentre questi qua dietro cercano di schiacciarli. Ok, questi uomini con ascia, cerchiamo, dannazione, sono entrati proprio nel momento sbagliato. Addosso. 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 Qui tanti schermagliatori a cavallo. Sono. Oh! Oh! Queste. Ok, dunque, dove sono i nostri uomini a cavallo? Qui come sta andando? Unità in grande svantaggio. Sì, ma ammazzateli, cosa sono questi? Fanteria del Bosco, molto pesante, ok. Questi stanno, penso, resistendo, spero tanto. Questi cosa stanno facendo? Cazzeggiando fondamentalmente. Ok, venite di qua per favore. Voi cercate di colpire queste unità qua. Con queste unità qui cerchiamo di avere almeno una minima linea di difesa, per favore, da questa parte. Ce la facciamo a buttare giù questi uomini? Su. Ok, questi uomini con ascia hanno qualche abilità figa, tipo questa, furia. Ok, vediamo di entrare in modalità furia. Questi ci stanno rompendo il cazzo da dietro, ok. Qui ragazzi, dai che ce la possiamo fare, dai che ce la possiamo fare. Dov'è il nostro generale Ketil? Alza gli scudi su questa unità Non è qui. rimasto niente di quella torre. Un'unità ha usato tutte le munizioni a Aia. disposizione. Stanno avanzando ancora ragazzi, ok. Ce la dovevamo aspettare questa cosa. So che è lento, non è bello, ma non. Cioè, vedete il caos che sto facendo, no? Ok, questi sono in rotta, perfetto. Dai, 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 buttali giù del tutto. Buttali giù del tutto, ti prego, ti prego, ti prego. Intanto ti vado a rompere cazzo a questi, mentre questi continuano a rompere cazzo a questi. Su, amici, su. Su che forse qualcosa riusciamo a tenere. Forse che sterminiamo anche il loro esercito. Magari ci rimane anche qualcosa in piedi. No, qualcosa in piedi lo vedo difficile, siamo. Sono disperati e se la stanno dando a gambe. Questo è il generale, cosa può fare? Prepararsi contro la cavalleria, contro gli elefanti. Questo cosa dà? Secondo fiato, vediamo di aiutare questi. Oh, che cazzo fate voi? Venite addosso qua, per favore. Ok, questi li abbiamo chiusi, ragazzi. Almeno questo è un ottimo risultato. Vediamo di colpire qui nel mezzo. Sì, voi colpite, a noi ci va bene. Il fatto è che loro c'hanno anche queste cavallerie qua dietro, pericolo alto, ve lo ricordo.
Colpite loro, va. Trombolieri, colpite loro. Arcieri, colpite loro. Qui abbiamo vinto. Ok, quindi un'unità di cavalleria, per favore, venga a sterminare gli arcieri. Anzi, sono troppo lontani. Ok, con questi lancieri invece rientriamo dentro. Ragazzi, io non mi do per vinto, eh. Non mi do per vinto fino a che non è morto l'ultimo uomo. Vincere o morire. Vincere o morire. Ok, nostra cavalleria qui è messa un po' male. È in fuga. È rotta. Rotta del tutto. Ok, quindi questi uomini qui dove stanno andando? A supportare quelli, va bene. Questi schermagliatori, per favore, colpiscano da questa parte. Abbiamo bisogno di buttare giù questa unità di fanteria. Una volta buttate giù questa unità di fanteria, saremo a cavallo. Ah, fanteria, cavallo, che battuta. Ok, vediamo di portare anche questi uomini da questa parte, perché ragazzi, purtroppo tante unità di arcieri a cavallo ci disturbano il nostro lavoro. Vediamo di colpire magari questi arcieri, vediamo se ce la facciamo, allontanandoci appunto da quelle che sono le unità del nemico. Vediamo di cosa, perché fa il giro fuori per... Okay. Aiuto, abbiamo bisogno di tutta la potenza di attacco di questi uomini. Ok, qui stanno arrivando altri schermagliatori a cavallo. Questi uomini con spada, qui cosa state facendo fuori? Non ne ho idea. I nostri uomini sono rimasti veramente in pochi. Cosa abbiamo di forte? Lui. Che se ne sta qui, ok. Vediamo di portarlo qua, tipo. Andiamo a colpire qua nel mezzo. Ok, poi voi siete praticamente a piena vita, ragazzi. Sì, ma questi stanno entrando, dobbiamo resistere dentro. Cazzo, cazzo. Questi qui non... No, non è così che andava fatta, non è così che andava fatta. Ok, questi lancieri sono liberi. Lancieri, per favore, venite qui a arginare l'uscita di questi uomini, ci stanno schiacciando addosso. Voi entrate in modalità corpo a corpo, chi se ne frega, addosso. Bombolieri, sì, qui hanno rotto tutti. Voi entrate in modalità corpo a corpo con loro. Siete già in modalità corpo a corpo, figo. Ok, la cavalleria cosa sta facendo? Ah, capisco. No. Scusate, eh. Due unità di cavalleria. E lo lasciate qui. Vabbè. Vediamo di colpire il più possibile. Se ce la facciamo almeno a colpire. Sono entrati, ragazzi. Sono entrati. Stiamo cercando di buttarne giù il più possibile. Ma sono decisamente entrati. Vediamo di colpire questi. Non è andata male, eh. Perché per avere quell'inferiorità numerica non è assolutamente andata male. Vediamo di fare queste abilità speciali. Voi quali siete? Quelli. Ok. Ragazzi, stiamo buttando giù tutte le unità del nemico però, eh. Non abbiamo più modo praticamente di vincerla questa battaglia perché abbiamo finito le unità di cavalleria. E dobbiamo buttare giù, vi ricordo, dei cosi, degli onagri. Quindi, però abbiamo buttato giù praticamente tutte le unità di fanteria. Non diamoci per vinti. Unità di fanteria, mamma mia, mamma mia. Prepararsi, vabbè, usiamo questa stabilità. Hanno ucciso il nostro generale, purtroppo l'avevamo visto. Però ragazzi, voi cazzo qui ci stanno caricando, probabilmente questi stanno muorendo, come direbbe Bastianich. Vediamo di colpire questi schermagliatori, ragazzi, cosa possono fare? Colpite questi, voi. Stanno arrivando le unità di... altre unità di fanteria, che bello, non vedevo l'ora. Questi arcieri qui stanno colpendo, subiscono veramente tanto danno. Vediamo di stare in modalità spazi larghi, anche voi. Mentre qui, come procede? Combattimento in parità, per quale motivo? Addosso? Mamma mia ragazzi, la quantità di cadaveri nel terreno. Questi corrono sui mori, cioè bada là. Ok ragazzi, è un'ora di video fino adesso. Penso che più della metà sia di questo combattimento. Ok, qui stanno arrivando delle altre unità di fanteria. Probabilmente gli uomini del nemico si stanno per riprendere, però loro non hanno grandi unità. Siamo in svantaggio numerico enorme, come vedete dall'equilibrio qua sopra. Ma penso che
sia tipo una sconfitta di misura, forse, non lo so, vediamo. No, di misura no, perché loro hanno ancora tante unità. Voi aiuto, ecco sì. Rotta definitiva, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Sta arrivando il fuoco dei nemici, quindi è inutile inseguire questi. Vediamo di colpire questi, magari. Vediamo di colpire anche questi qui. Le nostre unità sono finite, praticamente. Stanno arrivando le due unità di cavalleria. Ok, voi per favore addosso a questi, anzi, ti addosso a quello, ti addosso a quello. I lancieri colpiscano queste, per favore. Io non mi arrendo, davvero. Qui altri ne sono corpo a corpo, no, hanno tanti schermagliatori, però probabilmente la perderemo per gli schermagliatori questa battaglia. A meno che non arrivino la nostra unità di cavalleria, magari. Perché camminate? Correte! Ok. Queste, sì, più che altro queste. Ok ragazzi, qui stiamo andando bene, questi sono in rotta, perfetto. Andiamo. Oddio ragazzi, stiamo mandando in rotta tutte le unità di fanteria del nemico, sul serio. Questi uomini qui ce la fanno a colpire questi magari invece. Gli arcieri sono terminati. Sì, gli arcieri sono decisamente terminati. Queste due unità di cavalleria a che punto sono? Ragazzi, non stiamo a vedere qua. Oh Cristo. Vabbè. Resistenza totale estrema, abbiamo perso tutti gli uomini praticamente. Questi sì, andiamo da questa parte anche se. Questi sono pericolo alto perché sono guerrieri war scelti. Comunque la cavalleria dov'è? Eccola qui, con questa unità qui andiamo a caricare gli arcieri. No, con questa unità qui andiamo a caricare questi, con questa unità qui andiamo a caricare gli arcieri. Ok, voi secondo fiato date, vai. Furia ragazzi, furia. Questi stanno probabilmente venendo a intervenire qua, non lo so. Pericolo basso, eccoci. È finita, stanno fuggendo tutti. Stanno fuggendo tutti, probabilmente perché è morto il generale, ragazzi. È stata sterminata l'unità del generale. Vediamo di bloccare questi, possibilmente. E con questi veniamo a sterminare questi guerrieri war scelti. Abbiamo già messo furia. Loro sono pronti per colpire eventualmente. Vediamo di portarli. Anzi, qui ci sono altre unità di fanteria, sì, ma non lasciamo perdere quelli che sono troppo lontani. Tanto andremo in rotta prima. Voi. Colpite, anzi colpite questi, mentre la nostra unità qui andiamo a colpire questi, ok. Velocizziamo il tempo, tanto ormai è praticamente questione di secondi. Furia. Anche qui come vedete praticamente. Ok, quelli entrano corpo a corpo. Questi sono morti. E ragazzi, la battaglia per la difesa dagli eserciti degli Unni termina praticamente qui. Abbiamo ancora delle unità piene. Ma queste perché continuano ad arrivare? Perché arrivano adesso? Non c'erano prima, ragazzi, cazzo. Prendi tutti, eh. Allora, questi stanno per rompere. Vediamo di colpire questi almeno. Già che ci siamo. Questi arrivano nel frattempo con calma. Loro, il fatto è che hanno un'altra unità di due unità di fanteria e tante unità di cavalleria, quindi non ce la faremo in ogni caso. Però abbiamo dei cani e delle unità di fanteria leggera. Ma ora arrivano, ora arrivano.
Date là i colpi delle catapulte nemiche che, come sapete, nella sommità questi vengono caricati addietro dalla cavalleria con lancia e qui veniamo sterminati dall'attacco definitivo degli Unni. La nostra cavalleria in fuga, stanno arrivando. Abbiamo anche una catapulta. Che bello! Sono venuti qui per farsi sterminare anche loro? Vabbè, vediamo di colpire almeno gli arcieri del nemico. Se riusciamo a sterminarli, sterminare, 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 dai. I cani da guerra arrivano qui. Questi spigliano tutto il fuoco dell'avversario. Le quattro catapulte. Sì, venite qui, dai, tanto che ci vuole il giusto arrivare. I nostri uomini hanno gettato le armi e se la danno a Ok, cavolo. sconfitta di misura. Non so quanto di misura, andremo a vedere il caricamento adesso. Facciamo termina battaglia e vediamo appunto i numerini che ci indicano questa cosa. Allora, abbiamo perso 3100 uomini, ma ne abbiamo uccisi 2700. Noi ne avevamo 4200 e loro 4600. Il fatto è che i nostri erano proprio merdacci, mentre i loro erano tutte metà di cavalleria. Abbiamo però, ragazzi, appunto ottenuto questa sconfitta di misura. Fuggiremo, ci hanno distrutto un sacco di gente, ma ci va bene così. Ok, allora questo episodio, ragazzi, termina qui. Ora vedremo un attimino alla fine del caricamento dove andremo a finire con i nostri uomini. Dopodiché, ragioneremo sul da farsi, perché purtroppo la nostra campagna contro gli Unni è finita in un massacro totale che dovremo vedere di organizzarci. E quindi eccoci qui, ragazzi. Allora, appunto, questa sconfitta di misura, i nostri eserciti fuggiranno, probabilmente ci inseguiranno per sterminarci del tutto, la vedremo un pochino. Vediamo cosa succede. Sì, ci inseguono per sterminarci. Non è una battaglia da fare, hanno unità piene, noi abbiamo un secondo esercito, vabbè. Facciamo risoluzione automatica in modalità aggressiva. Esterminano tutti i nostri uomini. Maledetti Unni. Maledetti Unni. Lo stronzo di Attila è scappato per un secondo. E attaccano anche questi, uscendo dalla nebbia di guerra oltretutto. Quindi un altro esercito. Facciamoci uccidere anche da questi. Che bello. Ok. Ok, gli Unni muovono il resto dei loro eserciti. Cosa fanno? Non lo so. Hanno fondato una città. Le altre fazioni si muovono. Vi ricordo che i separatisti romani, ragazzi, non esistono più. Quindi la nostra guerra sull'altro fronte è terminata. Questi sono Longobardi. Ed eccoci qua, ucciso in battaglia, Ketil, ucciso in battaglia, Ketil, ok. Nemico ucciso in battaglia, Vejgre, ucciso in battaglia, Gurbrand, fazione distrutta, i Magiari, cause naturali, Fandra. No, la nostra spia, durata la carica, Erratur. Ok, sono finite tutte le varie cariche, ribellione imminente in terra, Cunensis, che dovrebbe essere la Spagna. Questa. E dovremo vedere di occuparcene subito. Comunque, qui potremo ricostruire. Qui. Ora ci ragioniamo un pochino, ragazzi. Allora, per questo episodio è tutto, ragazzi. Vedremo di riorganizzarci nei prossimi episodi per ripartire all'attacco degli Unni. Che sì, si trovano, sono tutti qui praticamente adesso. Speriamo che anche le altre fazioni partecipino a questa guerra. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.